Buon salve gente, benvenuti o bentornati sul Bifrost, io sono Giulia, ma potete chiamarmi G. Un altro mese ci abbandona e sto parlando di luglio, tanto per non farvi venire altra ansia, abbiamo solo agosto e poi si ritorna alla solita routine. Ma devo dire la verità, io aspetto il fresco, quindi per me si può fare subito dicembre sessione d'inverno. Ma detto questo, io sono qui oggi per parlarvi dei miei avanzamenti di lettura e di visione, quindi sia di film, serie TV, sia di libri, che mi hanno coinvolta particolarmente durante questo mese, quindi passerò un po' in rassegna il tutto e spenderò due paroline in più giusto per i testi o per i film che mi hanno colpito di più, perché delle serie TV ne abbiamo da sparlare. In realtà vi linkerò qui in giro anche tutti i video che trattano questi argomenti, perché ovviamente qualcosa ho già fatto uscire, qualcosa vedrete nei prossimi giorni. Ma tra le novità del mese passato c'è anche la nuova e migliorata sigla. Qualcuno mi ha chiesto come mai io abbia cambiato la sigla e in breve vi dico questo. Ero molto affezionata a quella vecchia perché l'ha creata il mio fidanzato da zero, senza saper usare niente, quindi diciamo che per me era un gran risultato e aveva valore affettivo. Però oggettivamente parlando eravamo molto alle prime armi, quindi è venuta un po' amatoriale, ma accompagnato per tanto tempo e visto che ne ho trovata una che mi piaceva molto e che rifletteva il mio animo gotico e dark, ho pensato perché no e quindi l'ho voluta cambiare. Detto questo, non è che sconfesso la vecchia sigla, anzi, però è venuto il tempo di cambiare, quindi ho pensato di introdurla, anche se era luglio, lo so, io faccio questi cambiamenti repentini così, perché in realtà ho pensato, cosa aspetto a fare a settembre, ce l'ho adesso, e avevo voglia di farvela vedere perché è bellissima, quindi se non l'avete vista è perché l'avete skippata, vergognatevi, tornate indietro e riguardatela, perché l'audio l'ho dovuto ricomporre, quindi voglio l'applauso nei commenti, mi raccomando. Partiamo dal tasto dolente, perché ho necessità del vostro appoggio nei commenti, visto che questo mese è stato costellato da disagio. E non sto parlando solo del disagio di Cursed, che vi lascio qui la recensione semi-villa in una roba del genere, cioè neanche meritava di fare una recensione villain, quindi è proprio stata inutile per me, anzi è stata noiosa, una serie TV che voglio dimenticare. Ma pensate forse che io mi sia risparmiata altri disagi che vengono direttamente dal passato? No! No, perché ho visto Glee, data la scomparsa recente di Naya Rivera, mi sono sparata a un film che adesso non mi ricordo con lei, un horror anche lì bruttissimo, veramente bruttissimo, ma sinceramente l'ho fatto volentieri perché volevo un po' rivedere questa autrice, anzi attrice, ma è anche autrice, perché ha scritto un libro, Sorry Not Sorry, una cosa del genere, che vorrei recuperarmi perché mi sembrava interessante, pieno di gossip, ma vabbè, dettagli. Però devo dire la verità, siccome mi sono fatta del male questo mese, ho deciso... appena passato un transatlantico, giuro non sono sul porto io, vabbè, i misteri. Stavo dicendo, il mese prossimo voglio viziarmi un po' e penso di fare un rewatch di Downton Abbey, che forse per voi non significa niente, ma The Crown e Downton Abbey sono tanta roba per me, cioè non lo so, il mio guilty pleasure, ho necessità di rivederle. Poi l'attrice, vabbè, avete già capito di chi sto parlando, Mary Smith è una delle mie favorite di sempre, perché si può essere fantastiche, ma alla sua età essere fantastiche vuol dire tutto. E io la adoro troppo, infatti in RuPaul Drag Race, che sì, sono andata avanti anche con l'ultima stagione di quello, quindi mettiamoci pure quello, che mi dà sempre un sacco di ispirazione per le mie battute di un certo livello, che le prendo in prestito da alcune drag, ma Bianca Del Rio sarebbe fiera di me. Ogni tanto riguardo adesso non so se posso dirlo il nome, quindi dirò il gioco delle imitazioni di celebrità che fanno le drag queen, e riguardo sempre quello dove c'è Mary Smith, perché mi fa morire, è uno dei miei preferiti in assoluto. Quindi mese prossimo Downton Abbey. E se nel prossimo video dei preferiti del mese non c'è Downton Abbey, siete autorizzati a picchiarmi perché ne ho bisogno, quindi... devo assolutamente fare un rewatch. Ho iniziato X-Files, quindi quello non è un disagio, però diciamo che all'inizio è un po' peso, secondo me, soprattutto per me che non l'avevo mai visto, ma dovevo fare questo recuperone e mia mamma mi sta obbligando alla Signora in Giallo. Abbiamo quasi finito il rewatch, quindi ok. Ok, in pratica noi l'abbiamo iniziato pre-quarantena. Mi hanno finito, no, non voglio neanche discuterne. Quindi serie TV
perché gioie e dolori e previsioni di gioie, mentre i film, vabbè, io ho visto solo The Old Guard, credo si chiami, un film che parla di immortali, cioè immortali mica tanto, nel senso che comunque possono morire, però il fatto è che loro hanno questa potenzialità di guarire sempre comunque fino a un certo punto. E non voglio spoilerarvi niente perché rimaniamo nel no spoiler, però quel film mi è piaciuto molto, il mio fidanzato l'ha trovato scontato, in effetti sì, però io in quest'ultimo periodo sto godendo molto i film che parlano dell'immortalità. Sarà che sto scrivendo di personaggi immortali, quindi forse voglio animarmi di visioni altrui riguardo l'immortalità e anche la mortalità. Dietro di me vedete i libri, perché ho una pila questa volta un po' ridotta, e tra l'altro uno dei testi me lo sono scordato da qualche parte, ma sono quasi sicura di averlo prestato, quindi non lo vedrete, ma mi ingegnerò con tecnologie varie per mostrarvi la copertina in modo che possiate capire di cosa sto parlando. Prima di tutto vi parlo di Fiabe, di Ab Editore. Io sto leggendo molti dei loro testi e voglio fare un video apposito, quindi ne riparleremo in futuro, come abbiamo fatto per Mosca Bianca, che vi lascio qui in giro il video. In questo caso l'altra metà delle fiabe ha la possibilità di mostrarvi due volti delle fiabe, le tre fiabe canoniche, diciamo, quindi le fiabe canoniche, e tre fiabe che sono quelle un po' più particolari, un po' più dark, gotiche, quelle originali tra virgolette, ma legate a un contesto diverso da quello del Lo racconto ai ragazzini, che è un testo che mi è piaciuto perché, come al solito, Ab Editore riesce a fornire dei testi che sono bellissimi anche internamente, sono super belli come sono impaginati, esteticamente super. L'unica cosa è che, non lo so, è stato forse un po' troppo breve. Per me si vedeva che era breve, cioè nel senso non sto dicendo assolutamente nulla, però chiaramente 3 e 3 mi sono finite in 2,4 secondi e quindi non lo so. Per il prezzo del testo, che è 6,90€, forse ci può anche stare, però non sono tanto amante di queste versioni così piccole. Secondo me Ab Editore di solito fa dei testi piccoli ma che sono godibili proprio perché non esageratamente piccoli, riesco a parlare oggi, vediamo, e non esageratamente grandi. Non lo so, questo invece mi sembrava piccolo, quindi nel dubbio ne ho comprati altri due di Ab Editore, che ultimamente verrà foraggiata praticamente interamente dalla sottoscritta perché sto comprando tutti i loro testi. Comunque ne parleremo meglio più avanti. Procediamo con una graphic novel, Witchy, che devo dire la verità non ho comprato, mi è arrivata con un haul crate, e tra parentesi vi lascio qui la box war tra una fairy loot e un haul crate. Spero di farla questo mese ma non sono sicura perché ho avuto dei problemi con le spedizioni, quindi vediamo, mal che vada saltiamo un mese. E l'ho trovato in un haul crate che vi ho sboxato su Instagram. Mi piaceva il tipo di colori utilizzati, neanche troppo il disegno, proprio i colori. E praticamente la storia di un regno dove le streghe hanno tanta magia quanta lunghezza dei capelli, fondamentalmente. C'è una protagonista che, come vedete dalla copertina, che è variant, disponibile solo per chi ha acquistato quella haul crate specifica, ha dei capelli lunghissimi, ma li deve nascondere. Perché? Perché all'interno di questo regno puoi essere chiamato a far parte di una guardia speciale delle streghe attraverso tutto un procedimento, una specie di esame, oppure se hai i capelli troppo lunghi rischi di essere bruciato a rogo. Quindi diciamo che lei, che ha avuto il padre che è andato incontro a questa sorte, ha deciso di nasconderlo insieme con l'aiuto della madre. E diciamo che la storia a me ha preso molto, la trovo interessante, questo è solo il primo volume, la trovo interessante, la trovo inclusiva perché ci sono momenti in cui vengono trattate le questioni di genere. In particolare c'è un episodio dove una ragazza transgender non viene inserita nella giusta lista e quindi fondamentalmente un personaggio interviene, eccetera, e è un fumetto che parla di identità su più livelli, che ha una protagonista interessante, che è coraggiosa ma non esageratamente altruista, comunque intelligente ma non è pro. È una persona normale nonostante abbia tantissimi poteri perché ha questi capelli lunghissimi, però a me ha preso. Lei mi piace perché ha il coraggio di osare ma non è quella persona che si butta in balia di cose. Non so se andrò avanti perché non so se riuscirò a trovare i seguiti, però a me questo è piaciuto molto, quindi sono contenta della lettura che mi ha dato il crate e volevo proprio leggerlo perché mi aveva ispirato troppo. Poi ci sono delle scene che sono veramente bellissime a livello di disegni. Andiamo avanti con Dune di Frank P. Herbert, che
mi ha accompagnato in un momento sprint dell'Ultra Pop Festival, dove ho fatto un intervento insieme a altri due ospiti riguardo proprio a Dune, però in particolare al film, dove fondamentalmente io andavo con la visione del romanzo fresca, visione, lettura, vabbè, avete capito, sono sempre le 3 di notte ragazzi, quindi portate pazienza se disagio più del solito. In pratica io avevo letto il testo in 2 giorni, su serio, questa cosa qua. Non so come sia avvenuto, è scivolato tantissimo e adesso abbiamo creato, in realtà prima addirittura di questa cosa dell'Ultra Pop Festival, io e Cappello Pieno di Libri abbiamo creato un GDL, gruppo di lettura Corsari di Storie, che in caso vogliate partecipare noi stiamo leggendo proprio Dune a puntate. Abbiamo quasi finito la seconda parte e stiamo entrando nella terza, dopodiché andremo avanti con altri testi della saga e poi in futuro cambieremo e faremo anche altri testi, seguiremo altre vie. E mi sono divertita tantissimo anche a far parte di questa esperienza. Io non ho mai letto insieme ad altri, è la prima volta in assoluto, anzi avevo partecipato a un altro gruppo lettura in precedenza, ma dopo un po' ho smesso perché io ho dei ritmi particolari. Qui il fatto di aver già letto il testo e averlo riletto insieme alle persone del gruppo farà sì che io sia un pochino più accurata per quanto riguarda poi farvi la recensione, perché assolutamente avrete una recensione sul canale, solo che sto aspettando di finirla, di finire il libro con i membri del gruppo. Dopodiché posterò la recensione e ne parleremo un po' insieme. Tra l'altro ho trovato anche un gioco di società di Dune, quindi non dico niente, ma grandi progetti per il futuro, o almeno spero che si concretizzino. Non voglio dire troppo su questo testo perché avrete un'intera recensione, avete avuto comunque già un intervento con l'Ultra Pop Festival e credo che si possa trovare l'intervento anche qui su YouTube. Se lo trovo ve lo lascio in descrizione così potete recuperarlo. Devo dirvi la verità, è un testo un po' complesso, forse non tutti sono abituati. Io adesso non ho tanto tempo a disposizione, secondo me si merita un discorso di ampio respiro e qui tra l'altro ci sono delle sirene in sottofondo che vanno manco fossimo Ulisse e quindi ragazzi non posso mettermi a fare chissà quel gran discorso. Diciamo che fa parte di un tipo di fantascienza dove ci sono dei ruoli ben stabiliti, dove c'è un percorso di crescita del protagonista che è preponderante e vedremo 3 fasi fondamentalmente della sua vita all'interno del primo testo, e abbiamo lui da bambino, poi il Muad'Dib e poi il profeta, infine, senza voler fare spoiler, Arrakis, il pianeta Dune in pratica, perché è la stessa cosa, verrà conosciuto in più fasi, verrà conosciuto come pianeta ostile, verrà conosciuto come risorsa di tante cose, come la spezia, ma anche di fortissimi guerrieri, verrà visto come un pianeta che può ospitare ma sa anche difendersi, e diciamo che vedremo tante vicissitudini che legano più personaggi e il destino un po' dell'umanità. Vi posso dire questo, a me è piaciuto, però occhio perché è un testo abbastanza tosto, ci vuole pazienza perché ci sono tante cose che magari potrebbero non prendere, ci sono delle parti che sono costruite in un determinato modo, quindi se vi va di affrontare Dune sappiate che siete voi che andate al testo, non il testo che viene a voi. Ve lo dico di tanti testi, ma qui secondo me va tenuto presente. È una fantascienza che alcuni hanno definito old style, in realtà non è proprio così, però vi dà l'idea di qualcosa di molto passato. In effetti è un testo che ormai porta i suoi anni, quindi non aspettatevi una narrazione scorrevole che ha i tempi moderni e i ruoli moderni un po' mischiati tra di loro. Diciamo che non funziona proprio così, però vi dà un sacco di imbeccate, tipo la questione ecologica, anche le figure delle donne sono extra forti, insomma a me è piaciuto molto. Però tenete presente, è un po' difficoltoso. La Grazia dei Re, la mia Bibbia di questo mese, la cosa che ho amato di più in assoluto, un testo incredibile, veramente è stata una lettura fantastica, vi lascio qui in giro la recensione se ho ancora slot disponibili, mi sono trovata veramente bene, sarà che è un testo complesso, sarà che molte persone che l'hanno recensito secondo me non sono andate alla fine o non sono andate neanche a pagina 10, qua sto facendo un po' di shade. Però secondo me molte delle persone che hanno affrontato la lettura di questo testo, che può assolutamente non piacere per carità di Dio, secondo me non l'ha fatto con l'occhio giusto. Tenete presente che trovate la recensione, assolutamente no spoiler, come vi ho detto ve l'ho lasciata qua sopra, però vi dico solo questo, è un testo immaginifico che crea un intero mondo, ha uno stile prettamente orientale e ha un narrato incredibile con degli aforismi e delle perle che
veramente ho visto poche volte, tutto contestualizzato ovviamente, come vi dicevo prima, in un contesto asiatico. Non vi piacciono i contesti non comuni nel fantasy, perché questo in realtà è un silk punk, da quanto ho capito, quindi a metà tra il fantasy e la fantascienza, ma vi dico questo, non ha troppo né di fantasy né di fantascienza, è molto più legato alle vicende umane. Quindi io l'ho amato assolutamente, infatti vedete che è anche abbastanza vissuto come testo, ma assolutamente uno dei migliori del mese, se non il migliore del mese. Certo che La Grazia dei Re è capitato con Jules Verne e Dune. Non sono due testi facili, diciamo, da mettersi in competizione, perché Dune è una fantascienza di un certo tipo che ha formato il pensiero anche per quanto riguarda Star Wars. Jules Verne ha formato me quando ero giovane, quindi... giovane, mio Dio, mi è venuta l'ansia, però vabbè, quando ero piccola. E quindi Jules Verne per me significa molto. Io ho letto l'intero libro e questo è il motivo per cui questo mese non ho letto praticamente nient'altro, perché non so quante pagine siano, ma sono 6 romanzi, quindi una vita praticamente, quindi oltre 1000 pagine, che voglio dire, non sono tante, non sono poche, però per me, diciamo che leggo al massimo 500 pagine, è stato una bella cavalcata, senza contare che è stato un mese un po' difficile, pieno di impegni, quindi non ho avuto tanto tempo, però Jules Verne nel dubbio. Anche questo è un testo bellissimo, vi lascio la recensione qui in giro se ho spazio, comunque è il video precedente che trovate sul canale, ho parlato lì di 20.000 leghe sotto i mari. Ultimo, ma non per importanza, o forse sì, infatti ho smarrito il testo, credo di averlo dato in prestito ma non ricordo, sto parlando di La Peste Scarlatta di Jack London, che sì ma no, ve ne parlerò meglio in un post Instagram dei prossimi giorni, quindi tenete d'occhio Giulia Bifrost, però vi dico questo, sì ma no, forse non mi ha preso la traduzione, può essere, perché la prima parte, che è una parte dove un anziano e un ragazzino si congiungono a altri due ragazzini se non sbaglio, e quest'anziano racconta la storia della sua vita, che va indietro nel tempo a una società che era simile a quella che c'era nel passato da noi, ma che viene sconvolta dalla peste scarlatta, e quindi lui viene un po' deriso dai ragazzini, perché lui piange, si dispera, e fondamentalmente è obsoleto nel mondo in cui è, sì, è sopravvissuto, uno di quelli che è sopravvissuto, ma anche in malo modo, nel senso che ha dovuto fare dei compromessi anche difficili, e sembra voler giudicare le altre persone, tipo ci sono persone che avevano meno valore di lui, questa donna bellissima e meravigliosa, meravigliosa, perché è andata come moglie di questo bruto, perché non è stata data a me, una cosa del genere. Quindi tutti dei ragionamenti che portano a creare delle specie di valori, quindi l'intelligenza sopra la forza, eccetera, che in questa società moderna dove la peste ha appiattito tutto, fondamentalmente non trovano più corrispondenza. Sì ma no, la prima parte, quella iniziale, carino il fatto che magari i ragazzi non sapessero che scarlatto vuol dire rosso, perché? Perché le parole adesso sono poche, quelle che servono, eccetera, ci sta un momento post crisi dove la cultura, diciamo, che non è il focus, non che adesso sia molto diverso, ma nessuno dica niente. A parte quello, dico, secondo me quella parte è veramente pesante, il racconto in sé non è male, ma non mi ha convinta troppo, cioè il fatto che lui sia deriso eccetera è perché fondamentalmente è un personaggio che ha anche delle convinzioni molto particolari, lui pensa che in base al fatto che lui era un insegnante letterato valesse più di altri, quando poi la sua skills di sopravvivenza era rasoterra, quindi sì, è sopravvissuto ma più per culo che per altro, e ha ancora nella testa i valori di una volta, quindi non si è fondamentalmente adattato, e secondo me dovrebbe più che altro criticare questa mentalità di chi non riesce a sfruttare i propri talenti e le proprie potenzialità in contesti differenti, perché è vero, sicuramente la forza è importante in un contesto di crisi, ma in un momento secondario, quando si ricostituisce la società, comunque anche altri valori sono importanti. Una persona intelligente, fondamentalmente, cioè, se è furba riesce ad adattare la sua intelligenza, se c'è una cosa che la storia ci insegna è quello di poter riutilizzare tattiche e poter evitare di fare errori che hanno fatto altri, quindi imparare dagli errori degli altri. Quindi questo era un letterato tanto sapiente, quel che volete, di base non è riuscito a farsi venire nessuna brillante idea. Può essere, certo, certamente c'è un sacco di gente che impara un sacco di testi a memoria, ne sa tantissimo e poi non applica quello che studia. Sicuramente mi ha lasciato un po' così, non condivido molto il pensiero di quest'uomo, anzi quasi per niente, quindi anche la critica che gli viene fatta è una critica tipo
un po' così, tipo sembra voler dire la società di una volta, vedete cosa succede nel momento in cui poi tutti gli uomini sono uguali, l'intelligenza non conta poi così tanto. È molto più complessa di così la questione, sono le 3 di notte quindi faccio fatica, però diciamo che è un testo che vale la pena analizzarlo, sì, ma non credo riuscirò a farlo su questo canale, non per il momento almeno, perché l'ho trovato troppo pesante, sinceramente, quindi non credo di potervi offrire nessun ragionamento su Jack London in questo momento, magari in futuro, e assolutamente fornitemi i vostri, perché magari io, non lo so, sarà che mi sono un po' annoiata e magari ho mancato il focus del testo, quindi spiegatemi assolutamente nei commenti. Niente gente, questo era il mio video riassuntivo di luglio, di cosa ho visto e di cosa ho letto. Fatemi sapere invece i vostri progressi nei commenti, se il video vi è piaciuto lasciate like e condividetelo che mi aiuta sempre tantissimo. Se non vi siete ancora iscritti al canale, shame on you, ma visto che sono buona vi lascerò la possibilità di iscrivervi adesso e cliccate anche la campanellina intanto che ci siamo. Facciamo tutto, abbiamo fatto 30, facciamo 31. Tutti i miei social sono in descrizione. In breve Giulia Bifrost, Giulia Bifrost su YouTube, Giulia Bifrost su Instagram, Giulia Bifrost su Facebook. E occhio, nella descrizione da adesso in poi trovate il mio canale Twitch, che dovrà iniziare da settembre, se riesco a montare e fare cose. Sì, altrimenti sarà leggermente più avanti, però iniziamo presto. E niente belli, il video è finito, andate in pace, ci vediamo al prossimo. Bye gente.